I feel paralyzed. Per acquistare crediti visitate FIFA Coins Tank, un sito economico, veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi, che sono qui a portarvi un nuovo squad builder. È una squadra che ho pagato circa 200.000 crediti. Ho approfittato adesso che in questo momento i prezzi dei giocatori si stanno abbassando di molto, anche per l'uscita dei vari pacchetti da 100k a quelli speciali. È uno squad builder abbastanza semplice, composto da tre campionati diversi, cioè la Serie A, la Premier League e la Ligue 1. E sostanzialmente l'ho fatta perché volevo provare qualche giocatore, ma soprattutto la casette SIF. Quindi andiamo subito a parlare della squadra. Ho utilizzato il 4-3-1-2, un modulo con cui mi trovo molto molto bene, ho vinto tutte, ho fatto solo 3 partite perché non avevo molto tempo, comunque è una squadra che segna tanto, ho vinto tutte le partite, ho subito solo 2 gol se non sbaglio in quelle 3 partite, quindi partiamo subito dal portiere, che si tratta di Sirigu. Che Sirigu è senza dubbio uno dei miei portieri preferiti quest'anno, perché con lui vado sempre sul sicuro, è un portiere che sbaglia relativamente poco e fa tante belle parate. Alcuni prezzi di questi giocatori sono risalenti a vecchi, cioè sono abbastanza vecchi perché li usate in altre squadre. Comunque se voi visitate siti come Footbean, Foothead, che sono quasi sempre aggiornati, potete capire quali sono i prezzi al momento dei giocatori. Poi andiamo con il terzino destro, che in realtà è argento perché mi serviva lui, cioè Mariano, con cui mi sono trovato molto bene. Mi piace come terzino perché ha quasi tutto per essere un ottimo terzino: velocità, dribbling, buon passaggio, buono in difesa, buono in fisico. L'unica cosa, forse non è fortissimo di testa, anche perché non è altissimo come giocatore, però comunque sia è un ottimo difensore, mi sono trovato bene ed è l'unico giocatore argento che troverete in questa squadra. Poi difensore centrale di destra ho messo David Luiz, perché secondo me è uno dei migliori difensori, veramente buggato, non come gli anni passati, però comunque sì, è sempre un ottimo giocatore, sempre, si può fare sempre affidamento su di lui, quindi prendetelo perché secondo me ne vale la pena, poi costa veramente poco. Mentre come compagno di reparto ho messo Chiellini, che fa anche intesa con Sirigu, quindi collega i due giocatori. Chiellini è molto forte, tra l'altro mi ha fatto 2 gol in 3 partite, uno di testa e uno di piede al volo di sinistro, che probabilmente dopo vedrete nelle clip. Davvero un buon giocatore, veramente veloce, fortissimo in difesa, anche in fisico, e poi è il work rate che mi serviva. Mentre come terzino sinistro sostanzialmente potrete mettere chiunque. Io ho messo, ora vi faccio vedere, Radu, perché sia il centrocampo ha work rate d'attacco alto, praticamente tutti i centrocampisti, quindi mi serviva uno come Radu che abbia work rate alto di difesa in modo da tornare, anche perché David Luiz di per sé ha work rate d'attacco alto, quindi se no c'erano troppi work rate d'attacco alto, quindi diventava una squadra troppo sbilanciata. Comunque Radu è un buon giocatore, veloce, abbastanza veloce, buono in difesa e in fisico, quindi non è niente male. Andiamo con il centrocampo. Troviamo a destra, troviamo Ramirez, che è la prima volta che lo uso, sinceramente non mi ha fatto impazzire come gli anni passati, poi dipende sicuramente dal modulo, però comunque sia secondo me il prezzo che l'ho pagato è tantissimo, secondo me per quanto poi vale in campo, soprattutto io che sono uno che sostanzialmente faccio tanti long shot, quindi faccio tanti tiri dalla distanza o comunque dal limite dell'area, lui non ha un tiro così eccellente, per cui è anche difficile tirare con lui. Per il resto è un buon giocatore, molto veloce, forte in difesa, un buon passaggio, un buon dribbling, un buon fisico, quindi ci sta. Però forse il prezzo è un po' troppo alto. Poi qui in mezzo troviamo Marchisio, un altro buon giocatore che mi ha fatto un gol e 2 assist in 3 partite, quindi promosso a pieni voti sicuramente. Marchisio per un centrocampista va molto bene, ha 4 stelle abilità, quindi anche divertente da utilizzare, un buon tiro, buona velocità, buon passaggio, un centrocampista molto molto completo e che costa veramente poco. Mentre sulla sinistra abbiamo Pogba, che mi è parso un ottimissimo giocatore, che però non riesce a far 31, cioè fa 30 ma non fa 31 come si dice. Questo perché secondo me, a parte che non ha tanta velocità, me ne aspettavo sicuramente un po' di più, però forse come giocatore è meglio utilizzarlo da trequartista, da COC per capirci, perché anche a work ed attacco
alto, quindi per un centrocampista avendo alto medio o alto normale, come preferite chiamarlo voi, forse è meglio utilizzarlo da COC. Infatti mi ha fatto un solo assist in 3 partite, però comunque sia, io provando tanti tiri dalla distanza, mi ha fatto veramente tanti bei tiri, mi ha preso anche una traversa da 35 metri, per capirci. Poi, COC ho utilizzato Cabella, come cavolo si chiama, che forse probabilmente il mio centrocampista offensivo preferito della Premier League, almeno tra quelli che ho utilizzato. Mi ha fatto 2 assist, mi pare, in 3 partite, quindi va anche abbastanza bene, però non mi ha fatto nessun gol. Forse dipende anche dal modulo, sapete, i giocatori secondo me cambiano un po' di prestazioni in base al modulo in cui vengono piazzati. Per esempio Cabella nel 4-3-3-4, quello con il COC, è formidabile per me. Poi in questo qui mi ha fatto poco rispetto a quanto mi aveva fatto in passato, però comunque sia un ottimo centrocampista offensivo, molto completo, quindi ci sta. Mentre per l'attacco abbiamo, ce l'ho nell'altra pagina, Remy, che è la vera rivelazione di questa squadra. Mi è piaciuto tantissimo, è veramente un giocatore formidabile, velocissimo, con un ottimo tiro, quasi infallibile, 4 stelle abilità, un discreto passaggio, buon fisico, 5 gol, un assist in 3 partite. Questo può far capire quanto questo giocatore è forte. Primo proprietario, perché l'ho trovato in un pacchetto, però comunque si accosta relativamente poco, quindi ve la potete cavare con poco. Mentre per quanto riguarda i giocatori chiave di questa squadra, la casetta Sif, che ho pagato ben 130.000 crediti, non mi è parso quel giocatore che doveva sembrarmi. Io pensavo di trovare un giocatore velocissimo, con un tiro eccezionale, una finalizzazione paurosa, un ottimo dribbling. Invece mi sono trovato un giocatore un po' lento, un po' macchinoso, un po' impacciato e che davanti alla porta spesso sbagliava. Infatti mi ha fatto un gol e 2 assist in 3 partite. Comunque solo un gol in 3 partite per un attaccante è poco, con le sue statistiche, con le sue abilità. Infatti sono rimasto un po' sorpreso quando lo provavo. Probabilmente cambia di modulo e diventa più forte. Non so voi se l'avete utilizzato in qualche altro modulo e se vi è sembrato più forte, fatemelo comunque sapere. In ogni caso lui è un ottimo giocatore, poi dipende da dove lo piazzate. Comunque raga, questa è la squadra che ho fatto io, veramente molto molto competitiva, mi è piaciuto molto utilizzarla, 200.000 crediti circa per acquistarla, quindi neanche tantissimo. Come sempre io vi invito a lasciare un bel mi piace, 300 mi piace uscirà un nuovo video, vi invito a lasciarmi un commento. Ecco, fatemi sapere che squadre volete voi più avanti, molti mi hanno chiesto di fare una serie A Silver, fatemi sapere se davvero la volete. E niente, iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga!